Buongiorno, io sono Manfred, piacere. Buongiorno, sono Andrea. Ci presentiamo. Siamo i due consorzi di difesa dei prodotti agricoli della regione Trentino-Alto Adige e in quanto tali ci occupiamo di difendere le nostre filiere agricole da tutti quei fenomeni esterni che possono compromettere la stabilità economica e assicurare così una continua loro crescita nel tempo. Per far sì che questo avvenga, sviluppiamo soluzioni innovative in collaborazione con i rinomati enti di ricerca del nostro territorio. Per darti un'idea della nostra attività, oggi contiamo oltre 21.000 associati. Ma prima di conoscere qualcuno dei nostri associati, cerchiamo di capire cosa intendiamo quando parliamo di gestione del rischio. Puoi seguirci. Come tutti! Principalmente sono i tre i rischi in cui possiamo imbattere. Qui puoi notare illustrato quello di mercato. Un esempio lampante è quello della volatilità dei prezzi di mercato. Ma è solo il primo, guarda. Ci si può imbattere in quello biotico, come le malattie delle piante e delle produzioni. Ed ultimo, ma non meno importante, quello legato alle avversità atmosferiche. Cosa dicevamo? Ci vuole poco. I cambiamenti climatici in atto sono una delle prime cause di fragilità delle coltivazioni. Ne compromettono la loro produttività e di conseguenza la redditività. Per questo, la scelta del singolo agricoltore di affrontare e condividere insieme il rischio è indispensabile. Ma in che modo gli agricoltori scelgono di farlo? Ciao Flavio. Andrea. Ciao. Flavio è un nostro associato da 5 anni. Grazie al contributo associativo versato da Flavio e dagli altri imprenditori agricoli, i fondi di mutualità aumentano di consistenza. In altre parole, una dotazione finanziaria alimentata dagli agricoltori e destinata esclusivamente agli stessi. Nel 2017, grazie all'attività dei due Condifesa, gli agricoltori, associati e Flavio, hanno potuto beneficiare di indennizzi per 245 milioni di euro a causa dei gravi danni arrecati dalle gelate grandinate che hanno caratterizzato la stagione. In altre parole, ogni minimo contributo associativo versato dagli agricoltori non è mai perso, ma avrà un effetto moltiplicatore per la difesa. Se questo non sarà utilizzato per compensare un danno, verrà accumulato, aumentando la consistenza del fondo per gli anni successivi.